Quando piove non riesco a respirare. Thank you.
Dannata asma. Quando piove non riesco a respirare. Lauren Winter, le dice niente? No, mi pare di no. Lauren Winter. Ricevo solo suo appuntamento. Aspetti. $50. Niente baci e niente cose strane. D'accordo. Metti i soldi sul tavolo, hai 10 minuti. Quando sono alla sveglia è tutto finito, ok? Forza, spogliati, non abbiamo tutto il giorno. Io non sono un cliente. No, merda, uno sbirro. Dovevo immaginarlo. E cosa vuole, un omaggio? Sono Scott Shelby, investigatore privato. Le famiglie delle vittime dell'assassino dell'origami mi hanno chiesto di indagare. Sono qui solo per farle alcune domande su Johnny. Ho già detto tutto alla polizia e non ho niente da aggiungere. Mi lasci in pace.
In questo momento l'assassino è a piede libero. Ucciderà ancora se non lo fermiamo. Il mio Johnny è morto. Che differenza fa? La capisco, Lauren. So quello che sta passando. Ah sì? Lei sa cosa significa trovare il cadavere del proprio figlio? Mi dispiace, ma credo che lei non abbia la minima idea di quello che sto passando. Ho comprato 10 minuti del suo tempo. Le chiedo solo di rispondere ad alcune domande. Vuole pagarmi perché io le racconti di mio figlio, è così? Può comprare il mio corpo, signor Shelby, ma mio figlio non è in vendita. Se ne vada. Cazzo, se ne vada! Sono io. Che cosa ti fai qui? Ti ho già detto di non farti più vedere. Scusa, amore, ma avevo davvero bisogno di vederti. Stronzo! Lauren, è tutto a posto? Lei sta benissimo. Fuori dalle palle! Ancora tu! Se volevi guai, li hai trovati! Oh! Ci vediamo. Puttana.
Si sente bene? A dire il vero, ho avuto momenti migliori. Chi era quel tipo? Un ex cliente che crede che io sia sua. Era diventato violento, gli avevo detto di sparire. In ogni caso, a un diretto niente male. Signor Shelby? Sì? Grazie. Questa zona è vietata, signore. Si allontani. Agente Norman Jader, FBI. Ha un distintivo o qualcosa del genere? Sì. Sì, certo. Bene. Può passare. Sto cercando il tenente Blake. È qui per caso? L'ho visto arrivare prima. Sarà qui in giro. Grazie. Registrazione video nota. Agente 47023 Norman Jader. Martedì 4 ottobre 2011. Sulle 8:14. Tenente Blake, agente Norman Jaden, FBI. Sono stato nel suo ufficio stamattina, mi hanno detto che era qui. Stava cercando pioggia, cadaveri e autostrade, è venuto nel posto giusto. Mike, di a quell'idiota sul bulldozer di fermarsi 5 minuti. Non sento neanche quello che penso. Subito, tenente. Beh, viene anche lei, Jaden. Allora, che è successo? Un tipo che portava a spasso il cane ha trovato il corpo stamattina intorno alle 6. Non ne sappiamo molto di più.
A prima vista sembrerebbe opera dell'assassino dell'origami. Il corpo è stato identificato? No, non ancora. Più tardi ne sapremo di più. Novità da Coroner? Stanno arrivando, tenente! Cazzo, è più di un'ora che stiamo aspettando! Ci sono testimoni? Non ancora. Visto il quartiere, sarei molto sorpreso se ce ne fosse qualcuno. La causa del decesso? Il corpo non presenta ferite. Forse è stato affogato, come gli altri. Tony, non voglio vedere un merdoso giornalista nel raggio di un miglio, intesi? Sì, tenente. Avete qualche indizio? I miei uomini stanno passando al setaccio la scena. E il killer ha lasciato qualcosa? La troveremo. È stata stabilita l'ora del decesso? Dando al rigor mortis, è avvenuto meno di 6 ore fa. Il coroner potrà dirci qualcosa di più. Senta, ho un po' da fare qui. Perché non ne parliamo più tardi con calma in ufficio? Nessun problema, ho capito. Posso dare un'occhiata in giro? Si accomodi. Ehi, Jaden, passi da me se trova qualcosa, ok? Siamo nella stessa squadra. Termos là dietro, mi serva pure. Irrilevante ai fini delle indagini. Commento Ari, campione irrilevante. Proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Commento Ari, campione irrilevante, proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena.
Commento Ari. La vittima giace a terra su piedi. Nessun segno evidente di violenza. Un piccolo origami nella mano destra. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso. La vittima è Jeremy Bowles, dichiarato scomparso 5 giorni fa. Consultare dossier. Ferita superficiale alla coscia destra. Le analisi indicano che la ferita potrebbe essere post-mortem. Probabilmente un graffio durante lo spostamento del cadavere. Le analisi del sangue indicano un avanzato e persistente stato di spossatezza. E c'è un'orchidea sul petto della vittima. Me ne torno in ufficio. Lei rimane? No, basta così. Me ne vado anch'io. We got our origami killer. I want every available man to finding Ethan Mars. Ethan Mars is innocent. I can prove it.